Il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari e ho scritto libri, ma quando la notte del 16 gennaio sono partito da qui, sul Don, con 70 alpini e ho camminato verso Occidente per arrivare a casa. Quello è stato il capolavoro della mia vita. Il 16 giugno 2008 moriva sull'altopiano di Asiago Mario Rigoni Sterne, il sergente nella neve, uno dei più grandi scrittori che ci hanno raccontato la guerra. Quel sergente Maggiù che cercò di riportare a baita i suoi compagni dalla tragica ritirata di Russia. Ma la strada degli alpini comincia nelle montagne dell'Italia, nel lontano 1872, quando i confini della nazione iniziarono a coincidere con l'arco alpino. Confini ridisegnati pochi anni dopo, scavalcando le trincee insanguinate della Prima Guerra Mondiale, per camminare ancora, arrancando nella neve alta della steppa infinita, attraversata da 100.000 gavette di ghiaccio nel secondo conflitto. Quei pochi che riuscirono a tornare trovarono l'occupazione tedesca del 1943 e dovettero combattere ancora per l'unica necessaria battaglia del secolo breve, quella per la liberazione dal nazifascismo. Io, quando ho incontrato gli ebrei nelle stazioni, ho cominciato a capire qualcosa. Mi sono chiesto chi erano. Mi sono detto: se questa è la guerra dei tedeschi, questa guerra non è la mia. Tutti noi non sapevamo dell'esistenza dei campi di sterminio, non sapevamo niente. Quindi ognuno di noi ha dovuto capire qualcosa man mano che ci avvicinavamo al fronte. Quando io sono tornato dalla guerra ferito, volevo dimenticare il passato. Non volevo più sapere niente di guerre, di dolore. Troppo morti e amici avevo visto. Un giorno di Natale, dopo qualche anno, mentre ero in montagna e vedevo la neve scendere da dietro una finestra di una stanza calda, mi pareva che questa neve coprisse il corpo dei tanti compagni che avevo lasciato così lontano. Oggi gli alpini sono in Afghanistan. Montagne brune dell'Hindu Kush, con vette che raggiungono i 7.000 metri davanti a distese di terra scura, simile alla spezia rossa, nella via della seta. Per ripercorrere la storia degli alpini, oggi, occorre andare a Kabul, dove sono impegnati, tra sicurezza e ricostruzione, con la missione ISAF, il contingente internazionale di 39 paesi presente in Afghanistan dal 2003. Un paese che cerca di risorgere dalle ceneri di una guerra diventata senza fine. Sicuramente è una missione difficile e rischiosa, tanto è vero che come esercito italiano noi abbiamo sofferto diverse perdite. Dicevo difficile, ma anche perché la situazione afghana noi non dobbiamo dimenticare che dal 1973 fino al 2002 lo Stato afghano ha vissuto in una continua lotta, guerre etniche, guerre di potere. Dopo il 2002-2003 ritornarono centinaia di migliaia degli afghani che erano stati costretti a vivere in Iran e in Pakistan per decenni. Ma tornavano lì, però non c'avevano un tetto, quindi allora cosa facevano? Andavano nei deserti e ognuno in qualche modo accostava un pezzo di terra, abusivamente o meno, legalmente o meno in qualche modo, e tirava su una casa di fortuna.
E così nacquero centinaia di villaggi intorno alla città di Kabul senza però un minimo servizio igienico, sanitario. Con 1,5 milioni di profughi da tutto l'Afghanistan, Kabul ha in poco tempo raddoppiato la sua popolazione. Sulle strade di Kabul sopravvive una popolazione di bambini e mercanti, di automobili e camion, che racconta la disperata vitalità di un popolo fiero, in una quotidianità ancora oggi drammaticamente rappresentata da parole come elicotteri, mine antiuomo e bombardamenti. Sul retro di ogni mezzo militare c'è un cartello rosso con un'indicazione, 30 metri. Questa è la distanza di sicurezza che la popolazione deve tenere da un altro blindo della missione ISAF. Nei capoluoghi come Kabul ed Herat questa distanza è impossibile. Così, durante gli spostamenti, il rallista, uomo in torretta con la mitragliatrice, oltre a vigilare sul convoglio, assolve anche il difficile ruolo di dirigere il traffico. Il 17 settembre, una Toyota carica di esplosivo uccide 6 militari italiani della Folgore, a Kabul. Pochi giorni prima, nella zona di Herat, una mitragliatrice italiana colpisce una famiglia di civili afghani per non aver rispettato quella stessa distanza. Lì c'è una situazione di guerra, quindi i nostri soldati stanno lì per fare una guerra, ma non perché questo sia la loro missione, perché alla fine ti ci trovi. E quindi, voglio dire, è chiaro che quindi combattono, rispondono, fanno, voglio dire, nei limiti, voglio dire, dei caveat, cioè delle regole di ingaggio che il nostro Parlamento ha dato, però in realtà c'è questa situazione, quindi è difficile poi quando ti trovi in una situazione di guerra svolgere un'opera di pace e di sicurezza, perché cambia lo scenario, cambiano proprio i termini di confronto. Una sezione, quanti qua hanno arrivato per capire che facciamo il briefing, dai. I visori sono a posto? Partenza alle 2.30 del mattino, lasciando alle spalle Camp Invicta, la base del contingente italiano a Kabul, un'ex caserma sovietica dove vivono i 700 alpini del 3° Reggimento Pinerolo. Sulla Desperado Road una colonna di 5 blindati Lince, l'ultima generazione di Jeep in dotazione all'esercito italiano. Sulla strada per Kabul si viaggia di notte per evitare attentati, poiché per attivare gli IED, gli ordigni esplosivi improvvisati, il bomber ha bisogno di riferimenti visivi che col buio vengono a mancare. La notte afghana, sui sentieri rurali, è popolata di carri, cavalieri e nomadi. I Kuchi, un'etnia migrante e guerriera. Le loro donne non portano burka, ma sono velate di rosso e oro e camminano scalze. La nostra destinazione è la Valle di Musaì, uno dei 3 distretti sotto la responsabilità italiana nella regione della capitale, dove i reggimenti alpini hanno una base operativa avanzata, la FOB Sterzing, un fortino bunker al centro della grande piana fluviale, dove risiedono un centinaio di militari che in questo territorio hanno lavorato molto, costruendo per prima cosa le scuole, distrutte durante l'occupazione dei Taliban. Siamo nell'abitato di Kuzmiakheil, all'interno della valle di Musaì. Qui gli alpini del contingente italiano hanno costruito una scuola che è in grado di ospitare 1200 alunni. Grazie a questa struttura, i bambini che prima studiavano in tenda, adesso hanno la possibilità di studiare in una struttura permanente. I Taliban cominciano
cominciarono la conquista dell'Afghanistan a partire dal 1992, dopo la cacciata dell'Armata Rossa da parte di mujahideen combattenti nei movimenti di liberazione, alcuni dei quali sostenuti dagli Stati Uniti. Durante il decennio di guerra contro i russi, l'America aveva scelto la religione, finanziando i partiti più radicali, tra cui il fondamentalista Heimat al-Islami di Kubuldin Khan, nemico dell'Alleanza del Nord guidata da Ahmed Shah Massoud, l'eroe nazionale, il leone del Panjshir che aveva liberato Kabul. Quello stesso anno, tra le due fazioni si scatenò una guerra civile che, insanguinando nuovamente il paese, aprì la strada al movimento filo-pakistano degli studenti coranici, i Taliban. Loro hanno dominato per 10 anni fino al 2001, quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, e da lì, come reazione, gli americani decisero di intervenire in Afghanistan, accusando i talebani, a cui hanno chiesto la consegna di Bin Laden, che veniva ritenuto responsabile dell'attacco alle Torri Gemelle di New York. I talebani rifiutarono di, come dire, estradarlo in qualche modo, oppure comunque di espellerlo dal paese, e quindi ci fu questo intervento militare nell'operazione che venne chiamata Enduring Freedom. Lo scopo era quello, appunto, di così attaccare il regime talebani che l'aveva ospitato e protetto fino a quel momento. Con la fine dell'era Bush, un vento di speranza ha attraversato l'Afghanistan. Speranza che la guerra potesse finire. Oggi la popolazione era segnata a sopravvivere nel caos. La strada per Kabul passa dal distretto di Charasiab. Durante la guerra civile era la roccaforte di Kubuldin Khan. Oggi è un territorio agricolo che cerca di ricostruirsi, come il resto del paese. Qui operano gli alpini, che attraverso il CIMIC, la cooperazione civile e militare, realizzano progetti in accordo con le autorità locali. Il progetto L'Alba di Chirone consiste nella formazione per il taglio e cucito di 25 donne vedove afghane e 25 invalidi afghani. Miss Masuma Musawi gestisce l'Afghan Women Development Organization, un'associazione a favore delle donne. La scelta di Masuma Musawi e suo marito Ali Zafar è stata effettuata proprio perché lei, operando in cooperazione con suo marito, permette di stemperare quelle tensioni che potrebbero esserci da un progetto gestito esclusivamente da una donna, senza la presenza di uomini. Abbiamo iniziato questo progetto con gli aiuti degli italiani. I lavori vanno bene e presto saremo pronti a mandare i nostri prodotti in Italia. Voglio ringraziare gli alpini di ISAF perché supportano le donne afghane nell'avere una professione per la loro vita, che aiuta le economie delle loro famiglie e il futuro del loro paese. Grazie dal governo italiano. Voi sapete bene, Afghanistan è un paese agricolo. La nostra agricoltura e i nostri alberi, tutto è distrutto durante la guerra. Quindi qualche persona, come comandante di Interpol 19, ci aiuta in questo campo, noi ringraziamo. Il nostro aiuto, cari abitanti di Charasiab, è questo, che dobbiamo creare un terreno per loro di poter lavorare bene loro, che quel terreno è la sicurezza e la pace. L'Italia è da tempo impegnata nel distretto di Charasiab
per garantire ai suoi contadini e agli abitanti tutti condizioni di vita sempre migliori. Viva l'Afghanistan, viva la gente di Sarajevo. Ciao, ciao, ciao. Recentemente abbiamo inaugurato una serie di 14 pozzi che abbiamo costruito nel distretto di Charasyab per incrementare la capacità agricola della popolazione e l'utilizzo di una risorsa preziosa in questo paese come l'acqua. Ma secondo me gli italiani, a differenza degli altri eserciti, hanno questa caratteristica. Sono molto attenti anche all'approccio che c'è, ed è un approccio sicuramente di grosso peacekeeping, vero? Cioè, quindi effettivamente di aiuto umanitario. Questo c'è un grande slancio anche proprio istintivo, proprio spontaneo da parte dei soldati, per cui vedono intorno a loro la povertà della gente, quindi in qualche modo sanno benissimo di cosa si tratta, forse perché conosciamo noi stessi che cosa significa la povertà. E inevitabilmente però vengono accomunati, diciamo, da quello che sono gli insurgents. Quindi non c'è distinzione, diciamo, gli italiani sono bravi, gli altri no. Sono comunque, fanno parte di una coalizione di eserciti stranieri e quindi finiscono poi per pagare lo stesso prezzo che pagano gli altri, che magari invece hanno un approccio un pochino più brusco, un pochino più grezzo. L'Afghanistan di oggi è un paese in guerra anche quando sembra vivere un momento di pace. Improvvisamente scatta l'allarme. C'è stato uno scontro a fuoco tra polizia e insurgents. 3 feriti e 1 morto, il vice capo della polizia. Inizia una battaglia che durerà fino a notte non trata, in cui gli alpini intervengono con l'esercito afghano, i marines americani e gli elicotteri francesi, che per tutto il pomeriggio bombardano le montagne dove sono rifugiati i ribelli. Durante la presa di contatto con le forze di sicurezza afghane siamo stati fatti oggetto di fuoco da parte di elementi ostili. A questo abbiamo reagito e di conseguenza abbiamo anche dato il nostro supporto alle forze di sicurezza afghane per contrastare l'azione degli insurgenti. Grazie all'intervento dei soldati di ISAF abbiamo ucciso 25 ribelli che avevano assassinato il vice comandante della polizia e fatto prigioniero il loro capo. Arma base, bomba lavata, attenzione, fuoco! Alle bolle! Gli alpini nascono quando si rende necessario la creazione e la formazione di truppe per la guerra di montagna. Fino a quel momento la difesa del paese da un attacco francese-austriaco era prevista nella piana del Po. A partire dal 1870 circa la difesa si farà invece sulle Alpi, il più avanti possibile. E quindi servono truppe che siano di reclutamento immediato. Per il 1915, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il Regno d'Italia si allea con Francia e Inghilterra nella triplice intesa contro gli imperi austro-ungarico, germanico e ottomano. Gli eserciti in campo non hanno precedenti. L'Austria arriva a schierare quasi 8 milioni di soldati contro i 6 milioni di uomini chiamati alle armi in Italia. La linea del fronte corre tra i 3 e i 4 mila metri, lungo il confine, dall'Adamello al Montenegro, dalle Dolomiti alle Alpi Giulia. I battaglioni alpini vengono moltiplicati per 3 volte nella guerra mondiale. Non bastano, ci andrà anche la fanteria scalcagnata, non addestrata, non preparata in alta montagna. Comunque gli alpini sono preziosi, quindi vengono arruolati e mandati in prima linea tutti gli uomini possibili, anche i quarantenni, che in genere nell'esercito non erano mandati in prima linea. Sulle trincee del Carso e lungo il fiume Isonzo si concentrano il grosso delle truppe e le più sanguinose battaglie.
ma anche tra nevi perenni e ghiacciai la carneficina continua. Ci sono imprese alpinistiche straordinarie, ma per conquistare un torrione in montagna o una vetta che non hanno poi un grande rilievo strategico. Resterà nella memoria degli alpini il massacro dell'Ortigara, quando metà dei battaglioni disponibili si alternarono in attacchi insensati, impreparati e micidiali, senza nessun risultato utile. Il numero complessivo dei morti e dei dispersi nella Grande Guerra è agghiacciante. Circa 15 milioni sono le vite spezzate. Oltre 1 milione gli italiani che non torneranno mai dalle trincee. Altrettanti i feriti in battaglia. Padri, figli, mariti. Ogni famiglia paga all'Europa il terribile tributo di sangue. La memoria delle tragedie tramandata nelle canzoni, come Gorizia e il Monte Nero. Monte Nero, Monte Rosso, traditore della patria mia, dice la canzone. Per venirti a conquistare ho perduto tanti compagni, tutti giovani sui 20 anni, la sua vita non torna più. Afghanistan, Kabul è su un altopiano a circa 2000 metri di altezza, temperature invernali rigidissime, terreno particolarmente compartimentato, quindi l'addestramento che gli alpini fanno normalmente sul territorio nazionale e quindi la capacità e la possibilità anche di disporre di mezzi specifici per il movimento sia invernale che estivo, chiaramente porta questo valore aggiunto che fa degli alpini, credo, la specialità forse più idonea ad operare in un ambiente del genere. La valle di Musaì è una grande piana circondata da montagne. Oggi si concretizza un progetto importante realizzato dagli alpini. L'inaugurazione della Casa della Sciura, il grande consiglio degli anziani, l'organo governativo locale. Gli uomini della valle aspettano l'inizio della celebrazione. Sono contadini, come i poliziotti, impiegati nel poderoso dispositivo di sicurezza. Siamo partiti da 3 checkpoint a lungo raggio che controllano il personale in afflusso allo spot della cerimonia. La sicurezza vicina, costituita da questi veicoli che sono intorno a noi, e assicurano che non si avvicini nessun personale pericoloso, che è già stato controllato insieme con le forze di sicurezza afghane. Quando definisci talebani, oggi definire talebani è molto diverso da quello che erano all'inizio, per cui non sono ben identificabili. Hanno sicuramente finalità diverse, sono più legati poi a un... si confondono spesso con quello che sono poi gli interessi più economici, commerciali, di controllo del territorio. E poi gli insurgents invece sono, voglio dire, gli abitanti proprio del posto, gli abitanti del posto che non possono essere non necessariamente talebani, perché talebani significa studenti, studenti religiosi, da talib, ma sono semplicemente dei contadini o comunque abitanti, diciamo, di una certa zona, che ovviamente si sentono coinvolti in questa lotta di ribellione, di resistenza nei confronti di un esercito straniero che non è ben visto, comunque che viene considerato un occupante, e quindi questi possono rappresentare una minaccia. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Siete qui per inaugurare la Casa di Shura, la Casa del Popolo. E sapete anche che questa Casa del Popolo è stata fatta dagli italiani. Distruggere è facile, costruire è molto difficile,
mandate i vostri figli alle scuole, istruiteli ai talebani, quelli che sono d'altra parte, perché loro devono ammazzare la loro gente? La via è libera, possono venire, possono vivere con noi, con la pace e con la sicurezza. Celebriamo oggi la ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione, che ha visto i militari italiani accanto ai civili resistere all'invasore straniero. Nel ricordarli daremo il nostro grazie per il loro sacrificio. È il 1939, le alleanze della Grande Guerra sono capovolte. L'Italia fascista di Mussolini, alleata con la Germania nazista di Hitler, entra in guerra contro la Francia e Inghilterra. La prima campagna è del giugno 1940, con l'occupazione della Francia meridionale da parte della Quarta Armata, e sono proprio gli alpini a condurla. Ma poi hanno il loro campo d'azione nei Balcani. Cioè sono le truppe alpine, prima avere un grosso ruolo nella guerra contro la Grecia che Mussolini scatena insensatamente per essere gentili, e poi gli alpini appunto saranno la componente più forte della repressione italiana della resistenza jugoslava. Infine tre divisioni vengono mandate in Russia nel 1942 e non ritorneranno più, salvo pezzi e brandelli. Hitler ha un super obiettivo: sconfiggere Stalin e il comunismo. Nel 1941 invade la Russia e chiede un maggiore sforzo all'Italia, che invia un corpo di armata di 200.000 uomini, l'Armir. Il compito di vincere la guerra spetta alle divisioni corazzate tedesche e all'aviazione del Reich, che stringono d'assedio la città di Stalingrado. Gli italiani dovranno difendere il fronte statico sul lungo fiume Don. Gli alpini raggiungono la Russia in treno e poi a piedi. Sono male armati e male equipaggiati, le loro divise inadatte al freddo inverno russo. In una guerra combattuta da aviazione, carri blindati e artiglierie, il loro fucile di ordinanza è ancora il vecchio Moschetto 1891. Durante le lunghe marce di avvicinamento, il tenente Nuto Revelli continua a ripetere: gli alpini non sono carri armati. I gerarchi, io li avrei voluti vedere in prima linea, dicevo, ma avete gridato fino a ieri viva la guerra e siete sempre qui, siete voi che dovete andare in guerra. Più che non il montanaro di un villaggio su dell'alta montagna, che era finito negli alpini. Eravamo sul Don, dove avevamo scavato le nostre trincee nella terra gelata. A 100 metri al di là del fiume c'erano le postazioni russe, e a un certo punto si pensava che forse quella sarebbe stata una guerra di punizione, come l'avevano fatta i nostri nonni sulle nostre montagne molti anni prima. Migliaia di chilometri di steppa, segnati da trincee e camminamenti lungo il fiume ghiacciato. Sulla prima linea del Don, senza truppe di rincalzo e con scarsi approvvigionamenti, saranno schierati i battaglioni di Julia, Tridentina e Cuneense, mentre il comando si insedierà poco all'interno, nella piccola cittadina di Rossos, accolto da una popolazione stanca dei tedeschi. Tutto pare tranquillo, ma i russi stanno per contrattaccare. C'è una totale, incredibile sottovalutazione dei russi. I servizi segreti o i servizi di informazione tedeschi sono un disastro, e in novembre la controffensiva russa di Stalingrado travolge
il fronte tedesco intorno a Stalingrado e cambia le sorti della battaglia. L'operazione Piccolo Saturno. Nel gennaio del 43 l'Italia non ha previsto nessun piano di ripiegamento. Il grosso delle truppe tedesche ha già smobilitato e lo sfascio logistico. Vengono abbandonati i camion senza più benzina. Si parte a piedi, con slitte trainate da muli. Dov'è l'Italia? Che strada dobbiamo prendere? E mi guardavano e mi domandavano tante cose come se io dovessi sapere tutto. Siamo venuti via portandoci negli zaini qualche pagnotta gelata, ma soprattutto nello zaino avevamo la grande speranza di tornare. E quella distanza di neve, estesa di neve che vedevamo davanti, avremmo voluto che diventasse un grande letto bianco per riborrare, perché quello che ci ha soprattutto distrutto, oltre che il freddo, è stata la stanchezza e la mancanza di viveri. Comincia così, senza quasi preavviso, la disperata ritirata di Russia, che vedrà la lunga colonna arrancare nella neve alta per centinaia di chilometri. Una colonna di sbandati, dove i pochi battaglioni rimasti compatti si alternano a combattere per superare gli sbarramenti. Vedevo i palottoli infilzati nella neve, a raffiche. Un giorno mi centrarono con un tiro di mitragliatrice. Trattenevo il fiato. Adesso muoio, dicevo. Cercavo di trattenere il più possibile l'aria dentro i miei polmoni. Perché mi sembrava che trattenendo l'aria dovessi trattenere anche la vita. Avanti Vestone, avanti Valchiese, avanti Tridentina. 11 battaglie nella marcia di ritorno a casa. Ogni giorno centinaia di giovani italiani muoiono tra i ghiacci. Alcuni si erano tagliati gli scarponi e fasciati i piedi con lembi di coperta per ripararsi meglio dal gelo. E all'attacco di Kolevka molti alpini sono andati con i piedi coperti di stracci. Fischia il vento, urla la bufera. L'ultimo sbarramento da superare è Nikolaevka, che è un villaggio russo in fondo a una conca, presidiato da truppe russe. Lo scontro non sarebbe terribile, lo è perché gli alpini arrivano stremati, in condizioni ormai di esaurimento totale, praticamente senza più neanche quei pochi pezzi di artiglieria. E quindi è una specie di carica selvaggia che travolge i russi e apre le porte. Le porte della libertà. Stremati, assiderati, feriti, a volte abbandonati. Sono 80.000 gli alpini che partono dal Don. Ne torneranno meno della metà. Pietà è morta, scrive il sergente nella neve Mario Rigoni Stern. C'è un punto in cui Mario Rigoni descrive di essere stato a Nikolaevka, entrato in un'isba dove c'erano delle donne e dei soldati russi. Gli hanno dato da bere qualcosa col miglio. Ho chiesto permesso. Poi mi si bussa davanti a una porta chiusa. E da quel momento che io ho chiesto di entrare, loro mi hanno accolto. Non ero più un nemico, ero un disgraziato che aveva fame. Perché quelli dall'altra parte erano fratelli nostri, come ci predicava Don Gnocchi, che diceva: purtroppo dovete fare la guerra, perché le guerre non sono mai giuste. E poi dovete pensare che dovete tornare a casa da chi vi aspetta, dalle vostre madri, dai vostri fratelli. E qualche anno fa, a Rossos, che era la cittadina dove era il comando dell'armata alpina, gli alpini hanno costruito un asilo per oltre 100 bambini, perché con l'innocenza e col sorriso di questi bambini
forse dimenticata una pagina così tragica della storia. Stazione di Roscia. I passeggeri sono pregati di scendere. Il nostro capo ha detto che bisogna scendere col cappello, il resto anche se lo lasciamo su non fa niente. Ti viene sempre un po' di commozione, anche perché qui trovi tanti amici ancora che hai conosciuto ai tempi dei grossi lavori. L'associazione Alpini non poteva creare in Russia se non un asilo e chiamarlo Sorriso. E il governo russo ci ha permesso questa costruzione a Rossosh, proprio dove c'era il comando del corpo d'armata alpino. L'Italia se desta dell'erbo di Scipio, si tinta la testa, dov'è la vittoria che porta. Questo direi che è stato quasi un miracolo alpino, è stato il vero miracolo, perché avevamo squadre ogni 15 giorni di 30 volontari che venivano dall'Italia e quindi è stato un ricambio continuo anche di gente che ha lavorato, oltre 700 volontari che hanno lavorato qui per questi due anni temporali, ecco, per un anno reale di realizzazione. Non c'è stato nessun incidente, tutti hanno lavorato con lo stesso spirito, con la stessa volontà e il risultato è questo. Un po' di caramelle. Questo asilo di Rossos, credo per tutti gli alpini d'Italia, è il più bello e il più grande monumento che si possa aver fatto a tutti coloro i quali dalla Russia non sono rientrati. Ma i soldati italiani che riuscirono a tornare a casa trovarono un'Italia povera, devastata dai bombardamenti e occupata dai tedeschi. È l'armistizio dell'8 settembre 1943, quando i reparti italiani che non si arrendono vengono fatti prigionieri dai tedeschi. Il fascismo sedusse le menti dei giovani italiani, in qualche modo agitando la possibilità di un'Italia che prendeva un suo posto nel consesso delle nazioni, di un'Italia che, così come diceva Mussolini, doveva essere virile e guerriera. E, come dire, lo scarto tra questa enfasi retorica e la realtà della guerra fu drammatico per quei giovani. Mussolini e il Führer stipulano una nuova alleanza, la Repubblica di Salò. Con la nascita delle Brigate Nere iniziano sanguinosi rastrellamenti nei territori dove si combatte la resistenza. Io ho scelto all'8 settembre, non è che abbia aspettato dopo a scegliere, ho scelto subito. Avevo delle armi, le ho tirate fuori, sono andato in caserma sperando che il battaglione reclute del secondo Alpini sparasse. Lì non si pensava a sparare e così sono scappato da Cuneo. Nelle valli del Cuneese, Muto Revelli, reduce di Russia, organizza le prime bande partigiane del nord Italia. Il loro quartier generale è a Paralup, un borgo abbandonato verso il passo della Maddalena. Ecco, là dentro dormivamo senz'altro. E forse la baita del comando era più in là. Direi che dovrebbe ancora essersi una baita o due. Questa qui dormivamo. Preso tanto di quel freddo lì dentro. Nuto Revelli parte per la Russia giovane ufficiale di carriera, ancora entusiasta, con qualche dubbio che gli cominciava a venire, e torna dalla Russia diventato, non è antifascista, ma odia il regime e odia i tedeschi.
cioè odia quelli che l'hanno mandato in Russia, perché ha visto morire i suoi alpini. La guerra partigiana, bisognava sempre stare attentissimi ad evitare le rappresaglie, sempre preoccuparci sempre della gente, della popolazione, perché finito il rasserenamento, finita la bufera, poi dovevamo continuare a vivere lì. Noi avevamo bisogno di avere la gente dalla nostra parte, era fondamentale ed era difficile amministrare una guerra in quelle condizioni. Molti degli alpini che tornarono dalla Russia scelsero la Repubblica di Salò e andarono nella Repubblica di Salò. Moltissimi, tantissimi scelsero di andare nella Resistenza e andare nelle file del movimento partigiano. Per tutti non fu una scelta facile, non fu una scelta che apparteneva alla routine, fu una scelta di rottura e da quella scelta però, come dire, nacquero percorsi gravidi di speranze, gravidi di entusiasmi che poi portarono al 25 aprile alla liberazione. Il 25 aprile segna la fine della guerra e avvicina il passaggio dalla monarchia alla repubblica del 2 giugno. Con la nascita della Costituente che porterà alla formazione del primo governo democratico guidato da Alcide De Gasperi. La guerra di liberazione, come la storia degli alpini, non ha protagonisti, ma è una storia di popolo, delle genti e dei paesi che l'hanno combattuta. La strada per Kabul ci riporta nel Cuneese, dove operavano le formazioni di Giustizia e Libertà di cui fece parte un altro alpino, il tenente Ignazio Vian, catturato a Boves, la città dell'eccidio in cui i nazifascisti rastrellarono e uccisero 200 contadini, dando alle fiamme oltre 800 cascine. Ignazio Vian fu impiccato a Torino, davanti alle carceri nuove, e a lui è intitolata la caserma del secondo reggimento alpini di Cuneo, che in quelle stesse valli si sta oggi addestrando per ritornare in Afghanistan. Minaccia grossa, quindi minaccia di mezzi con personale terrorista a bordo, esplosivo, quindi con conseguente possibilità di esplodere contro mezzi in movimento, grossi bersagli come può essere un'autocolonna eccetera, dove sulle strade principali di utilizzo, quindi possono essere le statali per quanto riguarda noi. Esigenza principale è quella di garantire la copertura a 360 gradi a quel mezzo che era stato colpito. Avanti Nardò! All'interno dell'unità non ci deve essere una sola testa. Questo l'abbiamo imparato a spese nostre e infatti noi lavoriamo in questo senso, perché non è detto che il mezzo che salta, il mezzo che viene colpito, non sia quello dove c'è il comandante dell'unità. Il 28 luglio 2010 moriva ad Herat il maresciallo Mauro Gigli. Artificiere di grande esperienza, stava disinnescando un ordigno artigianale quando l'esplosione l'ha travolto. I rischi maggiori che si trovano in Afghanistan sono dati dalla minaccia di IED, sono degli ordigni improvvisati. Dal punto di vista professionale, sicuramente intervenire su un'autobomba dove spesso non si ha neanche l'idea al momento che si interviene di quanti chili di esplosivo potrebbe contenere è sicuramente un intervento molto complesso, perciò in quei momenti è sempre molto toccante intervenire, perché spesso ci sono dei morti, dei feriti e sono la parte peggiore, possiamo dire, del mio lavoro. Per neutralizzare gli IED, gli artificieri del genio coordinano una task force. Attivato il dispositivo di sicurezza per l'intervento, muove prima l'unità cinofila, il cane che va a individuare l'esplosivo. Poi, utilizzando un robot remotato, l'operatore procede al disinnesco o alla distruzione. Logicamente c'è tutta una tipologia di ordigni che non possiamo rimuovere e portare in base o inertizzare. Dobbiamo per forza distruggerli sul posto, specialmente quando andiamo a trovare delle cluster bomb.
che sono chiamate anche bombe a grappolo, hanno delle forme particolari, a volte strane, e attraggono soprattutto i bambini. All'inizio, quando abbiamo cominciato, nella fine anni 80, inizio anni 90, ci si occupava soltanto di feriti di guerra, riabilitazione fisica di feriti di guerra. La maggior parte dei nostri pazienti erano vittime di mine anti-uomo. Poi ci siamo resi conto che non si poteva, c'erano tanti bisogni per i quali non facevamo niente. Per cui abbiamo aperto nel 94 a tutti i disabili motori. Però anche lì ci siamo resi conto che non bastava. Cioè, dare una gamba a una persona, dare fisioterapia, offrire fisioterapia, è tanto, ma non è tutto. Alla fine lo scopo finale non deve essere la riabilitazione fisica, ma il reinserimento sociale della persona. E quindi abbiamo cominciato con mandando i bambini disabili a scuola, offrendo corsi professionali perché imparassero un mestiere più tardi, microprestiti, e soprattutto abbiamo cominciato a dare lavoro solo a disabili. Quindi ex pazienti, tutti i lavoratori del centro adesso, qui a Kabul sono 320 circa, sono portatori di handicap e sono persone che provano chiaramente che la disabilità è una condizione che però non impedisce assolutamente a una persona di avere una vita normale. Non ci chiediamo chi sia, cosa hai fatto prima, chiunque viene qua benvenuto. Può essere un mujahideen, un vecchio comunista, un talebano. Non ha importanza, vengono e basta, non ci si chiede qualsiasi etnia, non facciamo differenze. A Kabul, per fortuna, dal punto di vista di istruzione, non sono problemi grossi, perché le scuole sono tante, sia private che statali. Ma quello che mancava, che si sentiva, era la mancanza della sanità. Sono tornato in Italia, ho iniziato a parlare, a lavorare, ad attivare, a dare affari con diverse realtà, soprattutto i bellunesi, in collaborazione con gli alpini. Ci siamo riusciti a creare un comitato con il quale avevamo raccolto la somma necessaria per la costruzione di questa clinica, che avevamo chiamata poi Clinica dell'Amicizia Italia-Afghanistan. Il progetto di questa clinica è stato organizzato dal 7° Reggimento Alpini in collaborazione con la città di Belluno, che ha finanziato la costruzione della struttura. È poi stato portato avanti dagli altri reggimenti che si sono succeduti per quello che riguarda l'esecuzione dell'opera. Si tratta di una clinica di modello basico, Basic Health Center, garantisce supporto a gran parte della popolazione dell'area che ne ha bisogno, quindi è un progetto estremamente utile. Da quando abbiamo aperto questa struttura ad oggi abbiamo visitato e curato circa 15.000 persone, bambini, adulti, donne e uomini, anche se la clinica è orientata prevalentemente verso la pediatria e la ginecologia. I due campi che ci colpiscono molto a noi afghani in Afghanistan. A Kabul sorgono due tetri edifici, il Palazzo del Re e il Palazzo della Regina, simulacri di un passato glorioso e prospero. Quel quartiere, il più bello di Kabul, era un parco naturale, ma gli alberi sono spariti. Senza economia se non la sopravvivenza, la popolazione ne ha fatto legna da ardere per superare inverni sotto i 30 gradi. Davanti al Palazzo della Regina c'è la base militare di Camp Darulan, dove si addestra l'ANA, l'esercito nazionale afghano, sotto la supervisione dei militari di ISAF. La famosa democrazia che noi esportiamo in qualche modo forse viene più imposta che accettata. Ci sono delle tradizioni, ci sono delle culture che forse andrebbero rispettate un pochino di più, quindi i tempi forse andrebbero un pochino più rispettati, non si può fare tutto e subito.
La recente storia afghana racconta di come Massoud, prima di diventare il leone del Panjshir e guidare i Mujahideen dell'Alleanza del Nord contro i russi, fosse un giovane ufficiale dell'Accademia Militare Sovietica. Poi un giorno decise di ribellarsi, sterminò i suoi capi e prese il comando di quasi 2000 uomini che lo seguirono sulle montagne per iniziare la guerra di liberazione. Lana è il vero banco di prova dell'unità nazionale. Ragazzi da tutte le regioni e di tutte le etnie si arruolano per uno stipendio decente, magari per una carriera. Meglio pagati dei poliziotti che operano nei paesi nativi, i giovani soldati vengono dislocati in aree lontane dalle loro case e famiglie. La valle di Paghman è uno dei distretti nella provincia della capitale affidata al contingente italiano, da sempre meta di villeggiatura per gli abitanti di Kabul. Questa zona è anche uno dei punti d'ingresso più delicati di Kabul. Nei ricorsi della storia troviamo un carro armato russo, simile a quelli che gli alpini dovettero affrontare durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi Russia e Italia sono due paesi amici. Noi abbiamo fatto la naia, magari anche malvolentieri all'inizio, perché voleva dire magari per qualcuno lasciare già il lavoro, comunque lasciare la casa, le abitudini, l'amorosa, una vita sicuramente più facile. Questa formazione, quel dover dire sì anche magari quando avremmo voluto dire no, ma era comunque un insegnamento, perché quando vengono i tempi duri della vita forse escono fuori i momenti di preparazione. E uno di questa preparazione ce l'ha dato proprio il servizio militare. Gli alpini hanno infiniti torti, diceva Indro Montanelli. Parlano poco in un paese di parolai. Hanno ideali laddove ci si esalta a non averli. Adorano il proprio paese, pur vivendo fra chi lo venderebbe per un pezzetto di paradiso. Non rinunciano alle tradizioni, pur sapendo che da noi il conservatore è blasfemo. Sono organizzati e compatti, ma diffidano dei politici e si rifiutano di asservire ad essi la loro potente organizzazione. Il rapporto tra gli alpini sorge nelle nostre montagne. Succede a noi di portare lo zaino del capitano oppure il capitano di portare il nostro in caso di necessità. Cioè esiste fra noi questa fratellanza che non si è perduta neanche oggi, perché lei se va alla donata degli alpini vede che tutti sono fratelli, ci riconoscono e poi soprattutto vede che c'è un'unica bandiera ed è quella tricolore, sotto la quale ci possono essere idee politiche diverse, ma la prima cosa è l'amor di patria del tricolore. Sergente Panjou, che arrivare in baita. Beh, siamo arrivati in pochi. La strada per Kabul, gli alpini l'hanno percorsa con passo da montagna, attraversando due guerre mondiali. Impegnati da volontari nei terremoti di Friuli, Irpinia, Polesine e Abruzzo, dal 2010 hanno lasciato Camp Invicta all'esercito nazionale afghano per operare ad Herat, la città del commercio, il crocevia tra Iran e Pakistan. Dopo 10 anni di missione internazionale, il destino dell'Afghanistan è ancora segnato dal sangue degli innocenti.